imputato e viene imputato in questo procedimento per il quale il giudice giudicherà insieme al figlio, possa, come dire, forse dire delle cose improprie che sono fuori tema, ma che mi preme di richiamare alla loro attenzione, perché ritengo che soltanto chi ha vissuto l'esperienza, e in questo caso con tutto il rispetto sia per i pubblici ministeri che per gli avvocati difensori, ma anche, mi perdoni, per il giudice, soltanto chi vive queste cose può comprendere le dinamiche e forse fare un quadro che può essere utile. Il contesto rispetto al quale, mi permetto di dirle, gli imputati Raffaele Lombardo, Salvatore, non c'entrano nulla, ma che sicuramente, anche per le risposte degli ufficiali della Polizia di Stato, per quanto abbiamo letto negli atti, eccetera, costituiscono il contesto nel quale questo reato viene inquadrato. Ma rispetto al quale contesto e ai quali fatti c'è la nostra assoluta estraneità. La nostra assoluta estraneità, e mi permetto di sottolineare la nostra. Il contesto. Le ambientali dei pazzi e le dichiarazioni di Bettinati Vincenzo, il quale viene, invitato da Colombrita, credo ristretto al 41 bis, a percepire una dazione. La percepisce, a questo fatto, come dire, partecipano tra gli altri Trovato Giovanni, detto Zazzamita, Ferlito Roberto, figlio, si dice, della buonanima di Alfio, e Bettinati Vincenzo, fedele al mandato ricevuto dal Colombrita, consegna l'oggetto della dazione. L'oggetto della dazione che viene distribuito nella misura di 1000 euro a tale Sarda Civita, a tale Turi Caruso Malavita, a tale Lavuzzi, a tale eccetera eccetera eccetera, e cioè, mafia o non mafia, uno degli strumenti attraverso cui il voto di scambio si realizza, e cioè la corruzione elettorale si realizza, cioè si altera, si violenta la libera volontà dell'elettore, che viene acquisito, come dire, ad una causa diversa da quella per la quale spontaneamente sarebbe orientato ad esprimersi. E questo è il contesto rispetto al quale, mi permetto, sottolineiamo la nostra estraneità. Poi ci sono le dichiarazioni di D'Aquino Gaetano, che conosco benissimo, perché le dichiarazioni di D'Aquino Gaetano vengono ascoltate, richiamate nell'interrogatorio proprio in questa sede o talvolta anche in altre sedi, perché sono oggetto di un processo per voto di scambio semplice nel quale il giudice è il suo collega dottore Fichera e io sono l'imputato. Il D'Aquino Gaetano parla di un voto che nel 2006 orienta verso tale candidato alle regionali su input di un uomo politico, e lui ci rimette 16.000 euro di tasca versate a tale Sant'Onocito Antonino, il quale distribuisce, dice il Gaetano D'Aquino, denaro, beni di prima necessità eccetera, per portare voti a quel candidato. Devo dirle peraltro che questo processo stava per concludersi dinanzi al giudice monocratico, se non si fosse poi individuata l'aggravante dell'articolo 7 che ha fatto confluire gli atti di questo processo in quello per concorso esterno in cui io vengo condannato, con una sentenza nella quale, ma questo è tra parentesi, le dichiarazioni del D'Aquino Gaetano per cui si unificano i processi vengono ritenute inattendibili, le dichiarazioni del D'Aquino Gaetano. Se così si fosse ritenuto nella sede del primo processo, io sarei andato a sentenza e il processo per cui sono stato condannato forse non si sarebbe celebrato, per evitare di incorrere nel bis in idem. Chiusa la parentesi. E poi continua il D'Aquino, che nel 2008 130.000 euro da altro candidato vengono versati e distribuiti qua
anche qua ad una serie di altri soggetti che saranno stati accertati ovviamente e quindi probabilmente ritenuti tutti estranei a qualunque forma di reato, ma comunque anche qua, mafia o non mafia, denaro e corruzione elettorale. Rispetto a questo contesto, compreso il contesto del balsamo detto Nino, eccetera, c'è la nostra assoluta estraneità. Il processo e la corruzione elettorale, se posso permettermi, non entro in materia ovviamente di disquisizione giuridica, è l'acquisizione, tra virgolette, è un termine molto brutto, attraverso la corruzione della libera volontà dell'elettore, grande o piccolo che sia, alla mia causa, in cambio di una utilità, di una assunzione, ovvero anche di denaro. Il processo è per questa acquisizione tra me e Privitera, che è con me da 45 anni, e poi lo dimostrerò in interrogatorio, dal 1970, e che resta con me, a differenza di decine di altre persone, anche dopo le elezioni del 28 ottobre del 2012, laddove il mio schieramento politico passa all'opposizione e non governa completamente nulla, tanto è vero che lui, seppure dice nelle telefonate tra le tante cose che è incerto e in dubbio, continua e torna a candidarsi perdendo le quelle elezioni al quartiere nel mio stesso partito politico. Credo che sia uno dei pochi casi nel passaggio tra una elezione e l'altra in cui, come dire, viene confermata un'appartenenza. Non c'è ovviamente nessuna acquisizione. Se posso permettermi, e concludo, e mi perdoni, e sarebbe come se io andassi da un notaio per fare un'acquisizione e quando il notaio mi chiedesse di esibire l'atto di provenienza dell'immobile che io devo acquistare, si trovasse come venditore Lombardo Raffaele. Lombardo Raffaele che compra da Lombardo Raffaele. Il notaio mi guarderebbe negli occhi per qualche secondo e poi, con atteggiamento molto comprensivo, mi accompagnerebbe alla porta. Grazie.